Quindi ci hanno abbattuto e dove siamo finiti? In mezzo a un bosco. Schiacciate a terra. E adesso andiamo a vedere. Bellissime le ciglia. Si alza perché lei barcolla ma non molla, ricordiamocelo. Oh, non avvicinarti a Risen! Non preoccuparti per me. Anche se verrò inghiottito dagli Abyssus, non perirò. Ah, è vero, perché nell'acqua ci stanno sti Non molto morsi. distante da qui c'è una pietra conosciuta come Pietra della Faglia. Vi prego di cercarla. Se siete d'accordo, la Risen, allora Se le siete nostre davvero strade la Risen, allora le si nostre incroceranno sicuramente di nuovo. Perché mi devo sbrigare. Ehi, hey, tutto bene? Cosa è successo? Un grifone appare un momento e cade quello dopo. E ora sei davanti a me. Eri tu allora sul dorso del grifone? È un miracolo che tu sia viva. Vieni con me alla fortezza, cureremo le tue ferite mentre ci racconti cosa è successo. Va bene, signore con i capelli a spazzola. Hai lasciato il sito dello scavo, ma dai. Risveglio in prigione, saluta. Vabbè, è impossibile leggere questa cosa, ragazzi, in effetti. Segui Justin Bieber. Allora, signor Justin, qua c'è qualcosa, io me la prendo, perché... Accidenti, dei goblin! Faresti bene a pugnare la tua arma, Ser! Ne avrai bisogno! Bom, 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 bom. Dove stai andando? Non ti Ma io costringerò a lasciarti curare, ma posso. vorremmo almeno parlarti. Ma siamo qua, ci hai detto di combattere. No, io più che altro vorrei capire se si può, oltre che parare. Ma ci Se so me più. ne hanno pure Ok, prese loro! questa è una cosa che c'ha senso. Se oltre a parare si può schivare, però forse è un'abilità che sblocchiamo Può dopo. darsi. Vado un po'. Ah, ci ha dato qualcosa. Corno di goblin. Spesso troverai oggetti che puoi raccogliere addosso a mostri e creature varie, premesso che tu abbia lo stomaco per avvistare tra i loro resti. Sì, ce l'ho, non si preoccupi lei. Non... Hai Hai mai mai visto visto il il drago? drago? Io no, per me è una benedizione. Tutto quello che so per certo è che è una bestia mille volte più temibile di un grifone. Quando un nemico vacilla, puoi sollevarlo con R2. Allora, posso bloccare i nemici con la visuale? No, perché se no mi devo mettere la visuale che è un po' più veloce perché ci mette un quarto d'ora a girare. Ah, questa è l'abilità della mia spada attualmente. Perché qua c'è scritto? Ah, perché posso cercare tra le cose. Oh, siamo salite di livello. Wow. Esamina. Esamina. Perché stiamo a chiudere gente qua? Mettono paura. Salve gente. Ti do il benvenuto, Arisan. Noi pedini abbiamo atteso a lungo la vostra venuta. O comunque ci danno del voi, no del tu, eh. Cioè. Cosa succede? Le pedine si inginocchiano dinanzi a te senza indugio. Ma quindi... No, non può essere l'Arisan. La Arisan, cercate la pietra della faglia, vero? Possiamo portarvici. Se vuoi uno dei personaggi lo Prego, faccio fai io. questa parte. E fai lui. Quella di fronte a voi è una pietra della faglia. È un portale che noi della Legione delle Pedine possiamo attraversare per entrare in questo mondo. Evocate pure la vostra pedina. Vi basta raffigurare nella vostra mente il fedele servitore che volete che vi assista. Ma noi già ce l'abbiamo nella nostra mente, il nostro fedele servitore, ragazzi. Adesso Meno lo male che li vedete. abbiamo già preparati. Vai! Eccolo qui. È cicciato fuori. Noi pedine siamo viaggiatori non solo di questo mondo, ma di una miriade di altri mondi a cui possiamo collegarci. Come vostra fedele pedina, ho il dovere di accompagnarvi e usare ciò che ho imparato negli altri mondi per aiutarvi.
Sarò al vostro fianco in ogni momento e spero di mettere a frutto le mie conoscenze e le mie esperienze per servirvi. Ecco io? Non ci credo. Hai evocato una pedina proprio davanti ai miei occhi. Quindi tu saresti la Risen? Strano. Pensavo che la Risen fosse nella capitale. Ma di sicuro può essere solo un Arisen, no? Ma tutto questo va al di là della mia comprensione. Il capo delle guardie saprebbe di certo cosa fare, ma purtroppo ora non c'è. Immagino che dovremo tenerci le altre domande per quando sarà tornato. Fino ad allora fai pure quello che ti pare. Come? Hai perso la memoria? Magari potresti recarti a Melve. Allora... È stata attaccata dal drago, ma molto tempo fa. Non molto tempo fa. Ah, ok, non molto tempo fa. La Risen dovrebbe avere un legame profondo con il drago. Se lo sai davvero, forse laggiù ti tornerà in mente qualcosa di importante. Ah, quindi mo andiamo nel punto dove gli è stato... preso il cuore sonno. Penso sì, è un posto della guardia di confine, accampamento settentrionale. Ah, ma allora forse ho capito dove siamo in questo momento. Le pietre della faglia. Toccando la pietra della faglia, gli Arisen possono raggiungere il ponte tra i mondi che moltissime pedine attraversano quando viaggiano attraverso la faglia. Così facendo, essi hanno la possibilità di evocare delle pedine che corrispondono ai criteri desiderati. Queste ultime non saliranno di livello mentre ti accompagnano, perciò dopo un po' potresti dover assoldare nuove pedine di supporto. Ok, quindi mano a mano che saliamo di livello, poi ci saranno pedine nuove disponibili. Salve Arisen, chiedete pure qualsiasi cosa vogliate sapere. Vi risponderò nei limiti del possibile. Possa la fortuna assistervi nel vostro cammino, Arisen. Comunque abbiamo capito, gli Arisen sono coloro a cui il drago ha rubato il cuore per combattere. Quello che abbiamo capito adesso, quindi facciamo finta che non abbiamo capito niente. Le pedine sono queste che vengono da altre dimensioni e a quanto pare sottostanno al volere supremo dell'Arisen. E ciao. Vuoi uscire? Ti sembra una buona idea? Non dai l'impressione di stare molto bene? Dovresti riposare almeno per questa sera, ci dovrebbe essere un letto libero negli alloggi laggiù. Però non correre in giro prima di esserti ripresa, dammi ascolto, è meglio che ti riposi finché puoi. Va bene, ci sta dicendo infatti di dirigiti agli alloggi. Non è consigliabile fare affidamento solo sui salvataggi automatici per salvare i tuoi progressi in questo mondo. Faresti meglio riposare nelle locande a intervalli regolari se desideri avere dei dati salvati affidabili. Già sta cosa mi sconfifferà poco. Che significa che se io salvo normalmente non è affidabile? Come? Un salvataggio? Vabbè. Allora, signore, quanto per una stanzetta? Ah no, sembri proprio a pazzi. Sa che ti dico? Stanotte puoi rimanere qui gratuitamente. Da domani però mi aspetto del denaro. Allora, mio padre diceva sempre: non c'è niente che una buona notte di sonno non possa sistemare. Allora non posso offrirti altro oltre al letto. Non siamo mica in una locanda raffinata. Già che ci sono, lascia che ti dia un consiglio. Se puoi, ti conviene dedicarti a una classe. Può davvero aprirti molte porte. Dovresti fermarti alla locanda Melve, se ne è occasione. Non me la prenderò se la preferisci qui. Non ti devi preoccupare. Riposare alle locande. Riposare presso una locanda restituisce tutta la salute e la resistenza alla squadra. Azzera inoltre la barra di perdita che limita la tua salute e si accumula subendo danni. Quando dormi in una locanda puoi scegliere se svegliarti di mattina o di sera, il che è molto comodo se devi metterti in viaggio a una certa ora. Gli avventurieri cauti riposano spesso per evitare di correre rischi inutili. Allora, gli oggetti aggiunti saranno inviati al deposito a cui puoi accedere da qualsiasi locanda parlando con il locandiere. Quindi al locandiere possiamo sia scegliere cosa vogliamo, la classe, che averci questa sorta di borsa di fastidio. Adesso vediamo. Ho dei letti in più se cerchi un alloggio e se ti interessa cambiare classe vieni pure da me. Mille soldi! Ma cosa? Ma dormi io per salvare il gioco devo spendere 1000 soldi? Ma stiamo scherziando? Ma come si fanno i soldi? One, domanda. Vabbè, i soldi li fai penso dai nemici, facendo le missioni, come okay. Tutti i giochi, insomma, però... Gestisci il deposito. Ritira. Che cavolo sono tutte queste cosine? Allora, vediamo un po'. 7 da campeggio per esploratori. 7 che permette di accamparsi nei luoghi appositi, efficiente senza essere troppo pesante, è preferito dagli esploratori che viaggiano in luoghi lontani. Vabbè, ritiriamo. Poi, cuore di drago, pietra infusa di una magia miracolosa, formata di schegge di cuore di drago, ha il potere di riportare in vita i morti. Va bene, però noi abbiamo un peso, quindi qualcosa damola pure a Elias, poi casomai. Vai, uno per uno. Allora, segnale di fumo che emette un profumo che attira le arpie. Quando è acceso in determinati luoghi, tutte le arpie nella prossimità si avvicineranno. Per ora non credo che ci serva, quindi non ce lo portiamo appresso.
Arte della metamorfosi, tomo speciale con cui la Risen può modificare il proprio aspetto, quello di una pedina. Può essere utilizzato una sola volta visitando un salone. Ok, va bene. Pendente che trabocca di tenero affetto, quando offerto come regalo, approfondisce il legame tra chi lo dona e chi lo riceve. Lo posso dare a Nielsen subito? Subito, ma che lo conosciamo, ma non passi per una brutta persona. Incenso dell'ambivalenza, incenso fatto di cristalli della faglia di polvere. Se usato sulla pedina principale mentre si è accampati, essa otterrà una diversa voce e personalità. Per quale ragione? Motivo. Non lo so, vabbè. Chiave provvisoria di prigione, chiave che apre la prigione di fattura rudimentale, si romperà dopo un solo utilizzo. Vabbè, magari andiamo in una prigione. Spada affilata rivestita in un sottile strato dorato e più affilata di una lama normale, apprezzata dai combattimenti per la sua combattenti per la sua efficacia in battaglia. O scudo è uno scudo, l'arco è un arco. E spadine, se lo so. E spadine non credo che ci servano perché comunque siamo guerrieri, non è che potremmo fare i maghi, cioè. Anello usato frequente dagli avventurieri alle prime armi. Aumenta leggermente la difesa magica di chi lo indossa. E già usato siamo frequente, pesanti. Usato frequentemente. Vabbè, però c'è scritto così. Ah, vediamo. Chi è questa? Mi piace affrontare nemici forti e preferisco combattere che raccogliere oggetti. Sono sicura di me, indipendente. Ma che vuole? È una pedina. Ma è Daniella! Ma Daniella subito ce ma la prendiamo. Ma Daniella assomiglia tantissimo alla coprotagonista di Raya. Prendiamola. Ma non mi ricordo il nome. Vi prego, lasciate stare le formalità, le trovo estenuanti. Mi piace, siamo tutte guerrieri, no? È un'assassina, mi sa, lei, una sorta d'assassina. Allora, vediamo subito queste cosine che abbiamo preso, se in qualche modo le possiamo dubbiare. Ma io non so come si apre l'inventario. Come si apre l'inventario? Non mi dice come si apre l'inventario. Madonna, scusate, adesso no. Ma che scelta di design è mettere questo colore alle scritte che lanciano lo sfondo nello stesso colore? Già. Non si vede. Non vedi che le scritte sono fatte male. Allora. Comunque, eccoci qua. Abbiamo noi questa spada attualmente. Questa è molto più forte. Ci mettiamo questa, equipaggiamo quest'altra. Io non so se questo lo... Non lo può proprio equipaggiare. Daniela, devo portare solo appresso perché noi non ci abbiamo abbastanza peso. Oh, ciao. Molto bene. Cos'è questo? Cos'è? Cos'era? Cos'è? Olio per l'antenna. Ma se può rubare la roba nel suo gioco, tipo la gente deve addietro a menatte? Allora, dietro che per esempio sono? C'è la missione. C'è una missione. E quindi noi ci andiamo subito a vedere cos'è. C'è un coso per salire qua. Ah, diciamo che, ragazzi, da quello che vedo a livello grafico, mi piace l'espressività dei personaggi, però si vede che c'ha, non lo so, mi dà un senso di vecchio anche se... Di nuova generazione, mettiamolo, nuova generazione è un parolone, però capite a me il concetto. Però mi dà sempre quel senso di invecchiato. Sì. Giusto? Perché mi ha fatto salire qua questo signore? Salve. Allora, Brandon. Se sto cercando di farti passare per la Risen per ricevere un trattamento di favore, te ne pentirai. Ti mozzeranno la testa e men che non si dica. Grazie, molto gentile, ma io devo venire qua solamente perché c'era un punto esclamativo che io pensavo che servisse. Ah, forse quella... Perché ah, è un baule! Sopra? Non lo so, è... Lo vedi che questo mi se vuole per forza parlare? Sarà il vostro scudo. Vai, vai. Arisen, nessuno potrà ferirvi finché mi reggo in piedi. Arisen, un altro guerriero. Siamo tre guerrieri, famo un bordello, ma no, mi serve un mago. E poi qua che c'ha? Ci servono i soldi? No, ciao. C'ho già un altro... Oh, che fortuna, c'è un forziere. Non tutti i forzieri contengono tesori, sai? Infatti questo teneva la carne stagionata, vabbè. Cioè anche, ragazzi, tipo per esempio, questo potrebbe essere anche soggettivo, però il movimento del personaggio non mi fa impazzire. Cioè, del tipo, il mio... l'input che io do col tasto non c'è un feeling giusto col movimento che fa il personaggio poi effettivamente. Salve, siete una soldatessa? Se non lo siete, è incredibile che siate ancora tutta intera. Vedete, orde di mostre infestano quest'area ultimamente. Abbiamo dovuto iniziare a mandare le nuove leve a occuparsene. Davvero? E chi è andato laggiù? Ah, è un altro questo. Lachlan, ma penso che se la caverà. Già, anch'io, allora chi è stato mandato da quella parte? Ricordo ad essere un Estris, sono un po' preoccupato per lui. A Cardo? A Cardo?
Cosa? Sono state avvistate delle arpie in quell'area. Quel ragazzino non riuscirà a cavarsela da solo contro quelle bestiacce. Non ne sapevo niente. Accidenti, andrei in suo aiuto, ma non possiamo abbandonare la nostra postazione. Sentite, voi sembrate avere un cuore impavido. Che ne direste di andare al posto nostro? Non è lontano, è giusto a qualche passo dalla porta principale. Scusate tanto, ma questo da che ha capito? Io nemmeno il cuore c'ho, il cuore impavido addirittura. Va bene, andiamo. Ve ne sono grato, sono sicuro che andrete a Cardo. Che andremo d'accordo con Accardo, dai, anche Accardo sarà d'accordo con noi. Allora, puoi mettere in evidenza una delle missioni in corso impostandola come principale. Se già sai dove devi andare per compierla, sulla mappa comparirà un segnalino a indicare la destinazione. Inoltre, se una delle due pedine è al corrente di come vada affrontata, potrà guidartici, ma non credo che Dias lo sappia già. Ciò accadrà però solo se l'hai impostata come missione principale. Alcune missioni proseguono con il passare del tempo anche se la Risen non si adopera per completarle. Accettare troppe missioni una volta significa correre il rischio di non poter agire in tempo, il che può portare a risvolti indesiderati. Cerca di tenere a mente il fattore tempo quando scegli di cosa occuparti e se accettare nuove missioni. Dobbiamo sbrigarci se vogliamo arrivare in tempo per aiutare! Niente, io non ce l'ho il diritto di parlare. È perché a Daniela ormai l'ha fatta incazzata! Vabbè, ma l'ha incazzata allora. Oh. No, la puoi fare, però la di fare incazzata. Devi fare milanese incazzata. No, neanche milanese. Allora, ci sono 4 ordini che la Risen può impartire alle pedine per dire loro cosa fare e il loro effetto varia a seconda della situazione in cui vengono usati. Per esempio, uno stesso comando impartito durante uno scontro non ha lo stesso effetto di quando viene usato al di fuori. Il modo migliore per capire come funzionano è osservare come le pedine reagiscono a ciascun ordine in diverse situazioni. Avanti! Questo ordine spinge le pedine ad agire a distanza dalla Risen in battaglia, cioè ciò corrisponde a sparpagliarsi. Si può usare anche per chiedere aiuto nel compiere un'azione, come ad esempio farsi guidare fino alla meta o continuare a far strada dopo che l'azione è stata interrotta. A me! Questo ordine comanda le pedine affinché si avvicinino alla Risen. In combattimento farà sì che le pedine lottino al fianco della Risen. Alt! Quest'ordine comanda le pedine di restare dove sono finché non viene dato loro un altro ordine. Durante uno scontro le pedine reagiranno smettendo di attaccare e concentrandosi invece sull'aiutare la Risen in maniera indiretta. Quindi praticamente le pedine sono come dei cani addestrati. Aiuto! Quest'ordine fa sì che le pedine diano la precedenza ad azioni di supporto, cura e recupero delle forze. Ok, quindi avanti! Non ha senso lasciare che il nemico prenda il sopravvento, come si suol dire, la fortuna aiuta gli otashi. Oh, ma Daniela, Daniela qua, guarda che fa, oh, io sono guardata. Ma non sono loro! Cerca, chi cerca trova. Cioè, loro menano, io salgo di livello, ma come funziona, scusa? Ecco, una cosa che speravo avessero modificato, avendo giocato un pochino al primo di Dragon's Dogma, che la barra della stamina non diminuisse quando sei fuori combattimento, perché essendo un gioco che te li fa praticamente solo a piedi. Eccole le arpie. Allora, ci sono delle arpione, ammazza quante sono. Prendila, menala. Teniamo lo scudo alto. È morta. Oh, dannata. Oh, signora, ha preso una mira malissima proprio, cioè, sono qui. Signora? Ma lei vuole salire solo sulla montagna, non ci vuole attaccare veramente. Daniela sta cercando di arrampicarsi sulla montagna. Ma veramente a me mi pare che si sono tutti incastrati su sta montagna. Io non la vedo questa signora, mannaggia, vedo solo la sua ombra. Aiuto! Eccola! Eccola. No, prendila! Brava Daniela! Daniela dove sta? No, non la far volare via! Ma se mi posso arrampicare io su questa cosa? Ma Daniela se la guarda sperando che... Basta, scenda, per favore. Cioè, così ci mettiamo un quarto d'ora a fare una missione solo perché lei gira. Daniela. Ma non è mena Daniela. Daniela va solo là così. È ripartita tanto bene, Daniela. Menaglie. Ma che stanno a fare? Ha capito che io devo menare. Oh. L'ho presa. Con due. Ha distrutto però. Ma se ce n'è un'altra. No, come un'altra. Ah, ecco, sta fa magia pure questa. Ma sull'uno c'è stava una cosa che con lo scudo potevi tipo attirare verso di te il nemico. Cioè, avevamo il coso per le arpie nell'inventario, non so, siamo preso. Ma meno male, se no arrivano tutti insieme. Ecco, c'è stava a pensare loro, tanto a te che ti frega. Ma c'è Daniela che ha più forte.
È stato un tempismo impeccabile, Arisen! Ho già arrabbiato. Chi è questo, mo? Quella era l'ultima! Per ringrazio, non sarei mai riuscita a sconfiggere quelle creature senza il vostro aiuto. Mi sono appena arruolato e quando ho pensato che questa potesse essere la mia fine, io sono rimasto paralizzato. Mi avete salvato, ma non potrò sempre affidarmi alla sorte. Dovrò allenarmi di più finché non sarò più sicuro di poter combattere contro quelle bestie da solo. Beh, penso sia meglio che torni a fare rapporto, ma riferirò sicuramente ai miei superiori della vostra buona azione. Spero di rivedervi presto. Allora ragazzi, noi potremmo anche ipotizzare, vedendo lo stile del gioco, di portarcelo anche in live questo gioco, Giorgia. Perché no? Forse questo sembrerà di scarsa importanza, vai leggi se non... Badate bene, nessuno di noi è capace di usare arti curative. Possiamo trasportare solo un numero limitato di oggetti curativi con noi, ma il risultato è lo stesso. Andiamo un po', abbiamo raggiunto il punto dell'obiettivo. E siamo a Melde. Forte bruciato dal fuoco del drago. Quindi questa dovrebbe essere, diciamo, il punto città dove vicino sulla spiaggia noi nel primo ci siamo, è avvenuto il fatto del drago. Non spoileriamo, anche se ormai l'abbiamo spoilerato, di che cosa guardate succede. Guardate come è ridotto il villaggio, che scena triste. Il drago è davvero incarnazione del male. Cosa bloccati tutti? Ah, vedi? Miserevole Arisen. Miserevole a chi? Cioè, fammi capire. Pure questi mo censurtano. Ti stai ricordando? Hai dimenticato il tuo destino? Il tuo compito? Che poi ogni tanto parla in un modo e ogni tanto in un altro, però vabbè. Eccola, se sta a ricordare. È una sventura, invero, ma ciò non ti libererà dal tuo destino. Sì, infatti quando l'abbiamo creata c'aveva già la cicatrice. Se sta a ricordare, se sta a ricordare. Eccotelo. Ah, ti fa rivivere proprio il combattimento. Quanto pare. Non eravamo messi così nell'uno, quindi non siamo in teoria gli stessi dell'uno. Io gli corro un conto, proprio come se nulla me ne fregassero. Ma o devo riuscire a ammazzare? Non so se gli puoi salire sulla coda. Sto cercando di salirci, però non riesce a salire perché non c'ha abbastanza stamina. Ecco qua, siamo sulle chiappe del drago. Mi faccio tanto danno, Tantissimo. Hai recuperato i ricordi di quando hai ottenuto il titolo di Arisen. Ah, dovevo solo menaglie. Ah, eri tu quella? No. Perché ero io? Era totalmente diversa da me. Vai! Perché noi non ce la fanno sentire la voce, essendo un simile gioco di ruolo. Carbonizzate istantaneamente. Mamma, raga! No, no, non siamo quelli del primo. Siamo altri Arisen. Ecco qua. Cioè, è anche molto più brutale della prima scena. Tac, bene. E fu così? Da questo momento in poi... Tu sei la Risen. Con tutto quel che ne consegue. È volato via come Shrek dalla finestra. Quanto sei stupidina.
Bones. Chi è questo?